Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Siamo su Oblitus, quello che è definito forse il gioco più simile a Dark Souls, ma in versione 2D. È un gioco che non perdona tanto quanto Dark Souls. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. Adesso il gioco è in caricamento. Ed è un gioco che possiamo giocare sia col pad che con il mouse, ma soprattutto la tastiera. Praticamente è un gioco che ricorda molto anche Rogue Legacy, però vedete qua abbiamo la possibilità di lanciare, di parare, poi di cose da fare ce ne sono tante, nel senso c'è possibile anche schivare. Vedete che questo è il tasto di schivata, cioè questa è la parata, questa è la schivata, schiviamo un colpo e poi possiamo andare anche, vedete, col mouse anche andare a colpire. Adesso io adesso lo sto giocando con il pad. Parata, andiamo a usare lo stick destro per parare. In realtà ok, dai, vediamo di andare avanti. Allora, di qua siamo fatti malissimo e tra poco probabilmente moriremo. Abbiamo il tasto per rotolare e niente, adesso moriremo. Vi farò vedere subito come si muore. Cannonball, nuovo incantamento, ma noi siamo praticamente morti. Vabbè. Adesso, ho notato che è abbastanza ostico come controllo la tastiera, il pad al momento, quindi lo proveremo con la tastiera, come l'ho sempre giocato. Diciamo che è stata praticamente una mezza improvvisata questa cosa dell'utilizzo della tastiera. Ok. Qua è tremendamente buio. Allora, ok. Vediamo che... Merda! Ok, quando noi lanciamo il nostro giavellotto, il giavellotto, vedete, ci sparisce per qualche secondo. Quindi o lo andiamo a prendere a mano o ci ricompare dopo qualche secondo però. Quindi... Allora, vediamo un attimo. Qua il lancio. La schivata. Così. Andiamo ad abbattere questo. Ok. Ah, Dio! Vedete, cioè le citazioni per un... Adesso un gioco che ricorda Dark Souls. Ah, mamma mia! Vabbè, ragazzi, lo abbiamo evitato e probabilmente era anche l'unico modo, perché avevo uno scudo enorme, quindi aia, cos'è che è? Ok, in alto a sinistra vedete la vita, è quel cerchio verde che pian piano va a ridursi, quindi è fondamentalmente un roguelike questo gioco, quindi la morte significa ricominciare tutto da capo. Lo rallentiamo se ci riusciamo. Adesso lo raggiriamo. Ok. Bastardo. Adesso vi ammazzo tutti e due.
Siete tutti di spalle. Vediamo se ce la facciamo. Non fosse... è abbastanza lunghetta da... Ok, uno è andato, il mostro grosso è andato, no, 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 no. Ok, ce l'abbiamo fatta. Pian piano si va avanti tranquillamente. Ma il gioco alla fine è questo, nel senso continuare il più possibile uccidendo i mostri. Ed è bello perché i combattimenti sono comunque dinamici, tra la possibilità di parare, di schivare i colpi. Adesso ho schivato proprio giusto a culo questo. Ok. No, non si sale di qua, ma si sale di qua. Poi, da quello che ho potuto notare nelle mie partite, è che il mondo è praticamente sempre lo stesso. Aia, che botta. Continua a mancarlo però. Ok. Sono un cane. Ok. Morto. Con l'uccisione dei mostri si recuperano queste queste cose verdi che sono praticamente la vita. Babba mia. Sono morto di nuovo. Vediamo di prendere un'altra strada. E anche in fretta perché... Allora, vediamo subito. Si parte da qui di nuovo. Tutto da capo. Quindi non è assolutamente facile il gioco. Allora, lì sotto non si può andare perché si prende fuoco. Proviamo ad andare di qua. Ok. Poi so che vi piaceva molto il sentirmi imprecare per Rogue Legacy. No, diciamo che non sono particolarmente bravo in questi giochi roguelike, ma io ve li voglio mostrare perché comunque a livello di grafica, a livello di fisica, per quanto può valere, secondo me questo è un bel gioco per gli appassionati di qualcosina stile Dark Souls, cioè nel senso di molto difficile, ma ovviamente a modo suo più rilassante. Questo è un bel gioco. Bisogna anche usare un minimo di tattica, non è uno di quei giochi a piattaforme dove non si deve pensare. Questo comunque un minimo di tattica ci vuole. E soprattutto di tempismo nel click durante il colpo. Ok, questo è andato. C'è un tempio. Cioè, di cose da esplorare ce ne sono. Cioè, è quello il bello. Che comunque in un gioco platform uno avanza e va avanti in modo lineare. Qua potremmo andare a sinistra, potremmo andare a destra. A destra il bello è che troviamo questo tempio e non sappiamo che cosa sia. Allora, qua non c'è nulla. Andiamo avanti. Allora, no, non riusciamo ad andare su. E abbiamo preso anche fuoco. Ah, ok, ha preso fuoco anche lui. Olè. Adesso andiamo giù. Questo? Interessante. Ma... Vieni nell'acqua, stronzo. Già, se lo attacco mentre non ho il giavellotto, sono veramente un genio.
Vai, fuggi, sciocco! Che culo! Che culo! Ok, andiamo avanti. Troviamo qualcosina da... per cui... ah, ce ne uccide qualcuno. Almeno recuperiamo un po' di vita. Con circospezione, ragazzi. Con circospezione. Poi andiamo a prendere fuoco. Ma comunque qua sembra tutto finito, quindi... sempre più infuocati. No, dobbiamo andare di qua. Vediamo un attimo. No, il fuoco non ci fa niente perché siamo dei morti, credo. Però ci infuoca il giavellotto. Beh, ho capito, ma adesso siamo qui. E quindi... prendimi qui, stronzo. È volato di sotto. Dai, occhio, eh. Adesso quello è il nostro passaporto per il ripristino della vita. Olè. Sì, non esageriamo, però. Adesso quello. Olè. Bonci, bonci, bababa. No, siamo comunque dalla parte opposta dove eravamo prima. Cioè, siamo qua sopra. Adesso andiamo avanti e vediamo. Ah! Ma cazzo, ma cazzo! Vabbè, niente. Non c'è molto da dire, se non che sfiga. E quindi, adesso... si riparte, da qui di nuovo. E in un'altra direzione e torniamo a sinistra, ma... vuole molto tempismo. Infatti avete visto che io adesso sono stato colpito anche se avevo cliccato col mouse, perché avrei dovuto tenere conto del tempismo del nemico. Ok, vedete, adesso io ho lanciato il giavellotto è andato sul quel volatile che è caduto, andandogli vicino io il giavellotto l'ho recuperato immediatamente, quindi sono stato in grado di colpirlo, cosa che non capita invece quando il nemico è lontano. Io lancio il giavellotto e devo attendere quei 5 secondi e quindi resto temporaneamente senza armi. Mamma mia. Vedete, anche in questo caso il giavellotto è ancora lì attaccato. È bellissimo il modo in cui colpisce. Mamma mia, ho fatto... andando in scivolata così sono riuscito a fare anche più danno. Bene, avanti a vedere, dai, cos'è sta zona? Allora, abbiamo assodato che non ci fa nulla. Ok, dai, andiamo, che siamo carichissimi. Poi l'ultima volta che ho detto così sono morto 30 secondi dopo. Rogue Legacy è anche una bella serie, ma è veramente difficile. E aia, non ne va della mia, ne va della mia immagine farmi vedere così impedito in un gioco. In dire la verità, poi ho in programma altri giochi roguelike in cui non sono assolutamente bravo. Avete visto? Mamma mia! Ok, si è attaccato a me. No, è bella anche le animazioni del mostro, soprattutto che si attacca a me, che sono appeso a mia volta al muro. E qua cosa c'è? Vediamo, qua si sta salendo abbastanza pericolosamente. Ok, questo è furtivamente ucciso. Tank. Ha lo scudo il bastardo. Bisogna... urge una tattica della straminchia. Ok. Sì, poi ogni tanto peccano anche di intelligenza artificiale, perché... ok, andiamo avanti. Allora, ce la faremo, sì.
Ma allora, ci avete giocato voi? Qualcuno di voi ce l'ha? Fatemi sapere se l'avete giocato, l'avete finito, siete stati così bravi da finirlo. Anche perché io qui non è che sia il massimo della... Ma allora, o i comandi che mi vanno al contrario o sono veramente scarso io. Allora, devo saltare e premere di là. Ok, però quando si preme in basso lui si lascia andare. Mi pare giusto. Ok, quindi bisogna fare anche attenzione. Mannaggia. La cosa che non capisco è perché si lascia andare così. Quando si preme in basso si lascia andare. Io proprio questo non lo capisco. Ok, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Ci è voluta una vita. Sento che sto per morire. Siamo troppo in alto. Sto per morire. Cos'è questa scala? Mamma mia! Cosa sono i mostri di Morrowind? O di Skyrim? I ragni di robot? I Dwemer? Ok, c'è una scala di là, andiamo a pigliarla. Ok, di qua. Ok. Ok, vedete, ha preso fuoco. Ok, morto. Buono, mi ha preso un po' di vita. Beh dai, stiamo andando avanti anche abbastanza lisci adesso. Ho visto qualcosa... Mamma mia! Cos'è quello schifo? Un maiale con due braccia? Mamma mia, per il rotto della cuffia! Quella ce la fa splendidamente. Magari splendidamente no, però a culo è un altro discorso. Mamma mia, sembrano tanto grossi, ma poi alla fine due colpi muoiono. Ok, sto recuperando della vita. Ecco, adesso morirò in modo assolutamente ignobile. Battiamo anche questo. Ma perché bisogna far perdere tempo con queste cose? Un colpo e via. Yeah, dai, andiamo. Vediamo, qua non si sale, qua nemmeno. È la fine del mondo qua. Non c'è più nulla. A sto punto scappiamo. Addio, no! Sono stato anche avvelenato. Ok, ma siamo vivi. Siamo assolutamente vivi. Anche se... Mamma mia. Ragazzi, quello probabilmente era un mostro, un boss. Ma non l'abbiamo nemmeno visto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco. Il gioco indie si trova sui circa sui 9 euro su Steam. Non è un prezzo altissimo. Divertente, molto difficile, però offre un bel livello di sfida per chi vuole, per chi ama soprattutto i platform. Dedicato agli amanti dei platform, stile Metroidvania, stile Dark Souls in termini di, diciamo, difficoltà o tipo di combattimento. Lasciatemi il commentino qua sotto se vi va, è sempre ben accetto. Alla prossima, ciao ciao!